E adesso vi parliamo di una cosa che aveva fatto molto discutere il mese scorso e che forse alla fine scolpiremo chi è il colpevole, come si dice parafrasando i gialli. Fatto sta che Deianira Marzano aveva scoperto che una coppia del GFV aveva chiesto ai fans una cucina da 13.000 euro. Nel particolare Deianira Marzano riportò un messaggio di una fans di questa coppia del Grande Fratello VIP che le aveva scritto: PS, non scartiamo nemmeno l'ipotesi che sia una falsa segnalazione, ossia che la presunta fans abbia detto una cosa non vera. Ovviamente si era scatenata subito la voglia di sapere a quale coppia si riferisse. Si escluse quasi subito la coppia Antonella e Edo, in quanto lei aveva appena comprato una cucina del valore analogo. Rimanevano quindi Edoardo e Nicolo, oppure Daniele e Oriana. E proprio su questo un fans ha fatto la classica domanda a Edoardo, che in questo momento si trova in cucina, se alla fine avesse ricevuto dai fans la tanto agognata cucina e ovviamente come. Sempre accade in questi casi, la risposta del romano non si è fatta attendere. 13.000 euro adesso col Corriere Amazon a Roma, mentre io sono qua in Sicilia, quanto me lo devo... Ma io dico, voglio saperlo, che a me sta storia mi fa volare. Ma sicuro ci si mette a ragionare, no? Io ho la casa in affitto, dei 50 metri quadri, e mi piace la cucina da 13.000, ma dove cazzo la metto la cucina io da 13.000? In terrazzo, dove la metto? Io non so se è più stupido chi ha inventato sta storia o quelli che ci credono. Secondo me sono più stupidi quelli che ci credono.